Eriksen fuori pericolo. It's coming home? Florenzi in dubbio. Oggi si gioca la prima partita a Wembley, dove si giocheranno anche semifinali e finale. E noi di OneFootball saremo proprio lì, nel tempio del calcio inglese, grazie a Volkswagen. Beh, che emozione! E quindi seguite il nostro canale se volete vedere di più di quello che stiamo facendo qui a Londra. Ieri doveva essere una giornata piena di emozioni. C'era l'altra gara del nostro girone tra Svizzera e Galles, c'era la prima partita di una delle favorite, il Belgio, e c'era l'esordio assoluto della Finlandia a un torneo estivo per nazionali. Alla fine è passato tutto in secondo piano quando, nei minuti finali del primo tempo tra Danimarca e Finlandia, Christian Eriksen si è accasciato al suolo. Il giocatore ha dovuto essere rianimato con massaggio cardiaco per diversi minuti. Ma per fortuna, circa un'ora dopo il malore, è arrivata la notizia che Eriksen era in ospedale, vigile e in condizioni stabili. Ci rimarranno negli occhi e nel cuore le immagini dei giocatori danesi che, in cerchio, proteggono il loro compagno di squadra dalle telecamere, del capitano danese Simon Kjær e del portiere Kasper Schmeichel che per primi prestano i soccorsi e che consolano la moglie del giocatore, dei tifosi di entrambe le squadre che inneggiano al nome di Eriksen, dell'applauso della Finlandia ai giocatori danesi dopo la ripresa della partita, del finlandese Pojan Palo che non esulta dopo aver segnato il primo gol a un europeo nella storia del suo paese, e di Romelu Lukaku che dopo aver segnato il suo primo gol alla Russia urla a una telecamera "Chris, stay strong, I love you". Dei risultati del girone B ci sarà modo di parlare, ma oggi tutto quello che conta è augurare a Christian Eriksen di riprendersi completamente e in tempi brevi. Stay strong, Christian. Il menù che l'europeo offre oggi è particolarmente ricco. C'è il debutto della Macedonia del Nord di Pandev a un torneo internazionale contro l'Austria. E c'è lo scontro cruciale del girone C tra un'Olanda non in formissima e che dovrà per giunta fare a meno di De Ligt e un'Ucraina che promette di tirare qualche brutto scherzo agli oranni. Ma soprattutto, come vi abbiamo già detto, c'è Inghilterra-Croazia a Wembley. Una gara con tantissima storia. Pensiamo solo alle semifinali dell'ultima Coppa del Mondo, in cui Modric e compagni hanno eliminato i tre leoni dalla competizione. O a Euro 2004, quando furono invece gli inglesi a eliminare i croati. Ma non solo. A Euro 2008 la Croazia impedì all'Inghilterra di qualificarsi. Mentre due anni più tardi gli inglesi resero il favore alla Croazia nelle qualificazioni del Mondiale 2010. Insomma, sarà una gara torrida per inaugurare Wembley. È una gara con diverse assenze. Per la Croazia Lovren non ha recuperato dall'infortunio, mentre il milanista Rebic dovrebbe essere schierato come centravanti. Tantissimi i dubbi per l'Inghilterra, a partire dalle condizioni di Harry Maguire. C'è molta attesa per Grealish, Foden e Sancho, ma sembra che Southgate per questa prima partita voglia optare per un approccio più conservativo e difensivo. Un'altra defezione per l'Italia di Mancini? Sembra che Alessandro Florenzi possa perdere la gara contro la Svizzera di mercoledì, a causa di una contrattura muscolare rimediata nella partita d'esordio contro la Turchia. Un risentimento che l'ha costretto ad abbandonare il campo dopo 45 minuti e che dovrebbe costringere Mancini a puntare su Di Lorenzo per la gara contro la nazionale confederata. Non che sia un grosso problema, visto che l'ingresso del terzino destro del Napoli ha contribuito a dare equilibrio alla squadra azzurra, liberando Berardi sulla fascia destra e permettendo al giocatore del Sassuolo di essere più determinante. Gli svizzeri invece li abbiamo visti ieri in campo contro il Galles in una gara non certo entusiasmante. Un'occasione per i romanisti di vedere all'opera Giaca, che ha dichiarato che scioglierà le riserve sul suo futuro alla fine del torneo. Ottima prestazione per lui, come anche per Embolo, l'autore del gol elvetico. Avete fame di altri contenuti legati agli europei? Potete trovarli sia sull'app di OneFootball sia sul Volkswagen One Hub. Andate a vederli. Se ci state seguendo su YouTube trovate i link in descrizione. Per oggi da Londra è tutto, a domani.